Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Continuiamo il quarto gameplay. Remember me? Andare a cercare l'architetto. Salve, remanescenza. Salve. Se tutto procede secondo i piani, qualche minuto fa ci siamo parlati e ora hai accesso a questa remanescenza. Sì. Ripeti ciò che faccio e riuscirai ad arrivare al tuo obiettivo. Sei pronto? Va bene. Si parte! Il tuo sensen sovrapporrà sullo spazio intorno a te i ricordi che ho di quest'area. Usando il tuo guanto potrai sincronizzarti con essi e svelare informazioni nascoste. Ecco fatto, ti lascio sincronizzare. Ci ritroviamo dall'altra parte. Allora, ok. Capito. Ok. Wow. Bene. Ho capito la rimanescenza come funziona. Oh, là ci sono dei tipacci. Ehi, voi? Oh, cazzo. Sì, ok. Sì. Non mi hai preso, pronto? Yeah. Che vuole sempre? Ho capito. Beh, vado io al culo tu. Cazzo. Ehi, sono di nuovo qui. Pronta a seguirmi. Come cazzo fa a salire lassù? Perché non sale lassù? Sì, ma non lì, porca trota. Ah, ecco. Oh. Torna qui, aspirapolvere volante. Piano. Yeah. Cos'è questo coso? Quando incontri i droni, fa attenzione. Quelle diavolerie sparano senza fare domande. Ok. Non entrare nel raggio d'azione dei loro coni di rilevazione, sarai a posto. Il problema è vedere i coni. Ho creato un dispositivo che mi permette di vederli come una sovrapposizione sul mio sensor. Ogni volta che attiverai la mia remanescenza, potrai visualizzarli attraverso i miei ricordi. Ah, perfetto. Ottimo, le rimanescenze. No? Ma che cazzo? Ehi! Bene, adesso qua vediamo un po' che minchia. La rimanescenza. Dai. Che devo fare? Boh. Su. Un saltino per arrivare al traguardo? Maledizione! Esattamente come... Oh cazzo!
perché a me si è rotto, maledetto. Ehi, torna qui. Christmas Burger, la raccolta integrale dei miei migliori arresti. Con Christmas Burger potrete avere il meglio di Christmas tutto l'anno. Christmas che? Oh, che bello. Questo Kid Christmas, lo conoscevo. È un cacciatore di ricordi come me. Era. È l'onta della tua professione. Poteva essere un prodigio. Invece ha venduto l'anima in cambio di una grossa paga. Ah. Che culo, eh. E io però ho visto... ho visto... qualcosa. No. Ah. Robottino che suona il pianoforte. Siamo messi bene. A posto qua. Bene. Continua a sbagliare tasto, che pacco. Ok, non ho ben capito che cazzo quello lì continua a suonare, ma... vabbè, usciamo di qui. Oh, oh, oh merda. Oh, ciao ciao amici. Oh, mi riempio di botte. Faccia pinta, pam. Ah. Sì, vai. Fada bim, fada bam, fada bim, fada bam. Non c'è uno. Oh, my overload. Ciao ciao. Sei rimasto solo, coglioncino. Bam. Bene. Già finiti. Spero che noia. Devo arrampicarmi ancora per molto? Kaori Sheridan ama contemplare le sue creazioni dal suo balcone. Continua a seguire le remanescenze di Petri Quest. Seguiamo le remanescenze. Io seguo le remanescenze. Sì, sì, con Christmas e Natale tutti i giorni, bla 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 bla. Nessuno mi scappa, nessuno mi tocca. Eccoci. Non so dove sono, ma... oh oh, ah no. Pensavo che... ah, ti vedo. Ma stai calmincino. Ma cos'è? Per arrivare dall'altra parte, sfrutteremo una legge sulla privacy che proibisce ai droni di guardare attraverso i muri. Lo dici tu.
privacy che proibisce ai droni di guardare attraverso il sì. Praticamente ho dovuto mettere in pausa. Che palle. Stai al passo. E stai calmo, né? Perché ti riempio di... Buc. Cosa che è? Ah, ok. Abbiamo chiuso la tenda. Ottimo. Ottimo. Dovremmo uscire di qui. Ok. In teoria adesso non dovrebbe più vedermi. Bene, oh, eccoci qua. Spero solo che tutto abbia funzionato e che non stia parlando con me stesso. Ora vado alla rotonda per me. Vai alla rotonda. Ok. Ciao. Io me ne vado non so dove. Cazzo devo fare? Chi è? Oh oh. Qui si scontrano dal nulla. Chi è? Bam! Bim! Bum! Anche tu. Cosa vuoi? Sparisci, ma per favore, smettila. Che palle, mi fai sudare? Che puzzo. Dovresti essere vicina all'obiettivo adesso. Che tipo di ricordo sto cercando esattamente? Ok. Nella mente di questa donna. Ok, nuovo disponibile. La dirige il progetto Phoenix, la ristrutturazione totale di Neo Parigi. Mm. Io voglio scoprire i segreti della diga di Saint-Michel. La diga che domina il quartiere? Perché? Diciamo solo che credo nella libera circolazione di persone e merci. Ok. Ora, quella cosa lì mi ha rotto un po' il cazzo. Oddio. Controllo le misure del numero 62. Sai cosa? Quell'immagine va spostata. No, io... Non mi vedi? Io però vedo te. E mo ti rubo il ricordo. Ciao. Dov'ero? La diga? No, non la diga. Strano. Davvero strano. Ecco. Sono sopra di te. Hai provato il quadro di sicurezza? Trasmetto. Già. La connessione si indebolisce. Stanno cercando di disturbare le nostre comunicazioni. Tenta di portarti giù in alto. Presto. Io cerco un canale libero. Va bene. Va bene, va bene. Oddio. No. Sono caduto. Sono caduto, cazzo. Questo cartellone pubblicitario della merda. Dai, vai su, vai su. No, ti ho detto di andare su, Cristo santo. Ok, forse non ci siamo capiti. Ti ho detto su. No, ma che cazzo fai? Fermati, porca di quella vacca. Signore e signori, abbiamo un piccolo problema con il controller. Ci scusiamo per l'inconveniente. Cristo. Bene, ci riproviamo. Perché continui a voler saltare di là, imperterrita, bruta stronza? Ops. Qui c'è un problema tecnico. Perché sono entrato a vedere i presen? Che me ne frega dei presen, cazzo! Ma no!
fischia. Ma che cazzo? Vabbè, comunque, sì, tanto dovevo comunque modificarlo, non so che cazzo sto facendo, ma va bene così. Va bene, dai, facciamo un piccolo, dai, va. Bene, ok, tac, tic, tuc. Sì, boh, ma tanto che cazzo. Boh, vabbè. Ok, ora. Ok, aspettiamo che torna qui. Poi via, 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 via. Pum. E vai. Dopo 50 anni riuscì a passare. Ora ci arrampichiamo sopra. In cima, in cima. Ecco, pensavo che andavo un po' più in cima. Così va bene qui. Oh, cazzo. Boing. Cos'è sto posto? Elaborazione in corso? Attendere. Io attendo. Oh, fighissimo. Siamo fuori. Yes. Ma che bello Parigi. Si vede, si capisce. Sì, sì, me ne vado. Che vuoi? Sono riuscito ad aggirare il malware di Kid. Inviami i codici. Presto. Ok, li sto caricando. Bene. Non resta che introdursi nel mainframe della diga di San Michele. Con le mani nel sacco. Voi erroristi non avete alcun pudore. Oh. 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 Ehi. Dopo tutti Natale. Questi anni, ancora dal lato dei perdenti. Ci conosciamo? Tu eri una cacciatrice di ricordi eccezionale. Ragazza mia, forse la migliore. Hai broccato una strada diversa. E guarda che cosa sei oggi. Ciao. Una criminale. Braccata. Con la testa come un colabrodo. La politica è così fuori moda. Sputi sempre tanta saliva? O è solo quando sei in onda? Sei sempre stata una grandissima sbruffona. Mi divertirò proprio. È il momento del Christmas Show! Oh, cazzo. Ma no, è... Merda secca. Musone, vieni qua. E ti spacco il culo. Vai, così. Bam, patabim, boom, muori, stronzo. E tu? Come va la faccia? Tanto c'è una faccia da culo. Hai guadagnato il diritto di assaggiare i martelli del Tiger. Cos'è che vuoi? È ora di incontrare lo Spammer. Luke? Ma così non vale. Prendi il mio regalino. Oh merda. Hai sentito questo? Sono qua. Bim, patabim, patabam. Ecco perché Christmas non torna. No. Wow. Oh merda. Dai, raffreddati, figlio di puttana. Vuole dare spettacolo. Ma dai, raffreddati. Yeah, non mi prendi. Sei un ciccione lento. Sei un ciccione lento. Bim, patabam. Pensavo. Pensavo. E non lo provocare. Dai, stronzo futuristico. Merda. Ma così è troppo facile. Sì, sì, è stato, non mi... No. Ok. Ok.
testo, a sangue proprio. No. No. Faccio vedere. Dai, vieni. Una mazzata in faccia. Aia. Il problema è che non gli faccio niente con i pugni normali. Spero tu stia facendo pista, altrimenti sei ineguale. Oh no. Ma c'ho la maura che si raffredda sto stronzo. Sì, Christmas tutto l'anno. Mi spacco le bocce. Tutto il Christmas. Raffreddati cazzo. Oh, non c'ho il focus. No. Che cazzo faccio? Oh, oh. Ti prendo pappatoni. Ok. Che botta. Bravissima ragazza mia. Sei arrivato alla fase finale dello spettacolo. Chiudi la bocca e combatti. No, dai. Ottima proposta. No, che cazzo fai? Cos'è che è? No. Oh merda. Oh oh, sentiamo che cosi rossi. Una mazzata in faccia! Non hai di meglio! Ma che cazzo? Sto per crepa! Oh merda! Oh oh! Vabbè, tanto. Sì, ciao! Mi piace il mio regalo di Natale! Sì, bel regalo di merda! Forza! Puoi farcela! Allora, ragazzi, ciao ciao. Porca troia, sono morto e già adesso mi vedrò. Questa è una merda e non sai giocare. Dove cazzo sei? Oh mio Dio. Spostati! Ci mette un secolo a caricarsi sto merda di comune. Dai, stupido coso, muoviti Cristo. Oh! Ora ci sei. Ci sei un cazzo, vi togli una sega di... Merda, non devo aspettare altri 50 secondi ora che si raffredda sto stronzo. Spero tu stia facendo finta, altrimenti... Ma che difficile, non so da che parte... Cioè, difficile nel senso... Non so se era sti cosi, e non so che cazzo sono. Ok, teniamo alto il focus. Oh la madonna, 3 milioni di visitatori che è. Dove prendi? Oh, dai, ricarica che pezzo di merda. Oh merda. Spera di uccidermi prima che mi... Si raffredda quel coso perché... Ecco perché Christmas non dona!
Boh, cambia battuta adesso però. Mo sei morto. Mo sei morto però. Addio stronzo. Cattiva la tipa. Tutti questi anni è ancora dal lato dei perdenti. No, non qui, non davanti ai miei fan. Ciao, ciao. No, aspetta, parliamone. Io posso darti... T'ho svuotato la testa. Cos'è sto coso? Fico! Codici che mi ha inviato la controffensiva aerista avrà inizio tra pochi minuti. Ok. Sfrutta la confusione per uscire e raggiungere lo Slam 404. Lo Slam 404. Cos'è che ho preso? Lo spanner? Cos'è? Ah. E che cazzo devo sparare? Devo sparare ai cosi? Che cosi? Come cazzo? Aspettate, eh. Devo capire come funziona. Moing. Ok, poi. Eccolo lì. Shboing. Shboing. Alle 10.47 di questa mattina, sirene in tutta la città hanno annunciato l'improvvisa apertura della diga di Saint-Michel, che ha fatto riversare miliardi di litri d'acqua dal bacino artificiale di Saint-Louis nel tranquillo quartiere di Saint-Michel, inondandolo. Come potete vedere da queste immagini Sensen, l'onda gigantesca ha inghiottito ogni cosa. Oh. Attualmente la vera entità di questa catastrofe è difficile da valutare. Già. Le autorità di Neoparigi riportano già decine di morti e numerose centinaia di dispersi. Dall'altra parte della diga, il repentino abbassamento delle acque ha avuto conseguenze per gli abitanti dello Slam 404, un quartiere caratterizzato da un continuo fermento sociale. L'immediato schieramento della forza Sabre all'interno e all'esterno della zona è volto a contenere possibili sommosse. Sabre Force. In effetti, lo svuotamento del bacino di Saint-Louis ha messo fine all'isolamento della fortezza della Bastiglia, dimora dei più pericolosi criminali di Neoparigi. Rimanete Ottimo. Sintonizzati per ulteriori notizie. Bene ragazzi, vi lascio vedere quest'ultimo filmato e poi vi aspetto ai prossimi gameplay. Ciao ciao da Genetic DNA. Con i codici che avevo sottratto all'architetto, Edge ha sabotato la diga di Saint-Michel e allagatola con fortezza. A parer suo, era la giusta punizione per coloro che pensano solo alla propria comodità. Perché ho fatto ciò che mi ha chiesto? Avrei potuto lasciare la città. Inventarmi una nuova vita altrove. Ma volevo tornare ad essere il nemico pubblico numero uno. Che sia parte della mia natura.
Abbiamo davvero fatto giustizia per gli esclusi dello slam 404? Le mie azioni li hanno condannati a ulteriori sofferenze. Solo un vero militante crede che il fine giustifica sempre i mezzi. Edge mi ha rivelato che dalla mia condanna la mia memoria è custodita nella fortezza della Bastiglia. Devo andarvi per riavere la mia vera identità. L'unico modo per entrare nella Bastiglia è con i ricordi di Johnny Greenteeth, un pittoresco residente dello Slam 404. Il problema è che nessuno sa chi egli sia o dove si nasconda.